Il futurismo è stato un movimento d'avanguardia che esaltò il dinamismo e la velocità del mondo moderno. All'origine fu letterario, ma la maggior parte dei suoi esponenti furono pittori e toccò anche la scultura, l'architettura, la musica, il cinema e la fotografia. Il movimento fu inusuale non solo per la scelta del nome, ma anche per il fatto che iniziò con un'idea e solo gradualmente trovò modo di esprimersi in una forma artistica. Gli artisti del movimento iniziarono a usare forme frammentate e punti di vista multipli, spesso accentuando il senso del movimento attraverso energiche diagonali. I soggetti erano tratti dalla vita urbana e spesso nell'intenzione erano politici, ma le loro opere si avvicinavano all'astrazione. Futurismo e fascismo condivisero un nazionalismo aggressivo e spesso questo movimento venne etichettato come arte ufficiale del fascismo, ma questa definizione non è veritiera. Il pomposo stile di alcuni artisti del movimento del Novecento arrivò a essere molto più vicino al regime di quanto il futurismo non fosse mai stato. Il fondatore del futurismo fu lo scrittore Filippo Tommaso Marinetti, che diede inizio al movimento con un manifesto pubblicato in francese sul giornale parigino Le Figaro il 20 febbraio del 1909. Presto attirò molti aderenti tra gli artisti italiani, in particolar modo un gruppo di pittori milanesi che produssero il Manifesto dei Pittori Futuristi, pubblicato nel febbraio del 1910, un manifesto redatto da Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Luigi Russolo, firmato anche da Giacomo Balla e Gino Severini. Questi cinque principali pittori del movimento firmarono anche il Manifesto Tecnico della Pittura Futurista, che suggerì in maniera più specifica il corso che la pittura futurista avrebbe preso. Antonio Santelia, i cui progetti formidabili e audaci rimasero solo sulla carta, fu l'architetto del gruppo e scrisse anche il Manifesto dell'Architettura Futurista. Questo movimento nacque nel 1909 e andò avanti fino alla Prima Guerra Mondiale, che segnò la fine della sua forza vitale. Tuttavia proseguì in parte la sua attività fino agli anni 30 del Novecento. Il futurismo è un movimento d'avanguardia italiano, ma ebbe una forte influenza su altri paesi, in particolare la Russia e l'Inghilterra. Il movimento futurista attaccò fin dal suo primo manifesto i valori affermati, pretendendo il ringiovanimento culturale dell'Italia e quindi un'arte nuova che avrebbe celebrato la tecnologia, la velocità e tutto ciò che fosse moderno. Diamo fuoco agli scaffali della biblioteca e sommergiamo i musei. Sono solo alcune frasi recitate nel manifesto futurista che ben ci fanno capire quanto questo movimento volesse fare tabula rasa del passato. Una radicalità che comunque contraddistinse tutte le avanguardie europee. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!